Buongiorno a tutti e benvenuti a questo consueto appuntamento con il nostro caffè virtuale. Mi spiace dover iniziare questo incontro con una notizia che ci è giunta pochi attimi fa della morte di Ennio Morricone. Ci sembrava doveroso ricordarlo perché appunto il nostro Ateneo era molto legato a lui e quindi ci sembrava giusto farne menzione e rivolgergli un pensiero a lui e in realtà a tutta la sua famiglia. E andrei avanti a questo punto e diciamo oggi ci incontriamo in un orario un po' insolito con la nostra rubrica, però abbiamo un graditissimo ospite col quale prenderemo questo caffè virtuale, il professor Enrico Giovannini. Buongiorno Buongiorno, professore e benvenuto. Grazie buongiorno, mille. complimenti per questa iniziativa che sta andando molto bene. D'altra parte, la sostenibilità fa parte della mission e della vision dell'Ateneo e quindi non si poteva evitare di prendere anche il caffè della sostenibilità. Grazie, sì. Allora, il professore è docente ordinario di analisi e politiche per lo sviluppo sostenibile e di statistica presso il nostro Ateneo, dove ricopre anche il ruolo di delegato RUS, quindi della rete per le università, delle università per lo sviluppo sostenibile, in cui è coordinatore anche del gruppo di lavoro educazione. Inoltre è cofondatore e portavoce dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, l'ASVIS. Professore, io inizierei subito con le domande. Benissimo. Beh, a suo avviso, quanto l'emergenza dovuta al Covid-19 ha rallentato nel nostro paese, l'attuazione di azioni a favore dello sviluppo sostenibile e quanto quindi ha influito sul raggiungimento degli obiettivi che l'ONU ha prefissato per il pianeta attraverso l'Agenda 2030 sottoscritta durante l'Accordo di Parigi del 2015? È evidente che questa crisi non fa bene allo sviluppo sostenibile, non fa bene all'Agenda 2030, perché, come abbiamo mostrato anche come ASVIS, è una crisi che colpisce duramente e negativamente l'obiettivo 1, quello relativo alla povertà, l'obiettivo 3, quello relativo alla salute, Certo. l'obiettivo 4, relativo all'educazione, l'obiettivo 5, sulle disuguaglianze di genere. Gli obiettivi 8 e 9 sull'occupazione, reddito e le imprese. E i piccoli miglioramenti, ahimè, temporanei, temiamo, sui temi dell'inquinamento, la riduzione degli incidenti stradali, la riduzione dei furti nel periodo di lockdown non sono certo tali da compensare questi drammatici effetti di carattere socio-economico. Questo è quello che ci dice la fotografia dell'analisi d'impatto, ma dall'altro lato abbiamo un'ottima notizia, il fatto che l'Unione Europea, la Commissione Europea in particolare, stia facendo dell'Agenda 2030 l'architrave di tutte le proprie politiche. Quindi in questa reazione straordinaria che viene proposta ai Paesi membri e le cui caratteristiche sono in fase di negoziazione, cioè in questa strategia di rilancio, l'Agenda 2030 è centrale, non a caso si parla di Green New Deal come nuova strategia di Certo. crescita per tutto il continente, lotta alle disuguaglianze, resilienza, insomma, le parole chiave dell'Agenda 2030 sono anche al centro delle politiche europee. Spetta però ai singoli paesi dare risposte, fare piani in coerenza con quegli obiettivi e su questo l'Italia è forse un po' indietro. Interessante da questo punto di vista Sì. il fatto che la presidenza tedesca semestrale dell'Unione, quella che ruota ogni Sì. semestre, abbia indicato proprio l'Agenda 2030 come centrale per la propria presidenza e dunque vogliono arrivare entro la fine dell'anno a definire un sistema di governance europea molto più in linea con l'Agenda 2030. Certo, quindi bisogna trovare il modo di sfruttare, diciamo, al meglio questa situazione critica. Per trarne un vantaggio, quantomeno per trarne qualcosa di buono, indubbiamente.
Sì, anche perché i fondi europei dovranno andare in quella direzione e quindi sarà un'occasione per il nostro paese di far di necessità virtù, ma speriamo con convinzione di andare proprio a spendere quei fondi per migliorare tutto il nostro sistema delle politiche sociali, ambientali ed economiche nella direzione dell'Agenda 2030. Certo, ce l'auguriamo tutti. Senta, lei stesso ha nominato l'ASVIS, l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. Noi anche, diciamo, spesso l'abbiamo nominata durante le nostre interviste, ricordando che appunto è nata come iniziativa della Fondazione Unipolis, ma anche su iniziativa dell'Università di Roma Tor Vergata, con l'obiettivo appunto di far crescere nella società italiana, nei soggetti economici e nelle istituzioni la consapevolezza dell'importanza dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Sono trascorsi circa 4 anni dalla sua nascita. Vuole lei, in qualità di portavoce, vorrebbe fare un primo bilancio rispetto appunto a queste attività legate appunto all'alleanza? Beh, io non posso che fare un bilancio estremamente positivo. Siamo partiti, ricordo, a dicembre del 2015, proprio un paio di mesi dopo la firma dell'Agenda 2030, con una sessantina di potenziali aderenti. E oggi sono oltre 270 le organizzazioni della società civile che aderiscono a ASVIS, che ormai è configurata come la più grande rete della società civile italiana mai realizzata. La cosa estremamente importante, al di là dei numeri, è che la nostra attività sta influenzando molto tutta una serie di prese di posizioni delle diverse componenti della società civile. Pensiamo a Confindustria, che ha pubblicato il suo primo rapporto di sostenibilità proprio qualche mese fa, ma pensiamo ai sindacati, al dibattito politico che oggi si tiene su questi temi molto più di quanto 4 anni fa era conosciuta, per esempio, l'Agenda 2030. Agenda che è stata presa come riferimento anche da tante organizzazioni non governative, dal volontariato, dal mondo del forum del terzo settore e poi dalle istituzioni e anche dalle università. Ecco, proprio la creazione della rete delle università per lo sviluppo sostenibile è stato un passo molto importante. Ormai quasi tutte le università aderiscono a questa rete e ci sono state tante iniziative che hanno, tra l'altro, e stanno generando importanti novità anche sul fronte dell'educazione, non solo su quello della ricerca. La lettera aperta firmata dal coordinamento della RUS, della rete, recentemente proprio in risposta al Covid, ha identificato una serie di azioni che sono in fase di attuazione, certo. Ma noi abbiamo avuto recentemente la riunione proprio del comitato di coordinamento ed è straordinario come tantissime università si stiano impegnando non solo a diventare più sostenibili esse stesse, ma anche a diventare parti attive nei rapporti con il territorio, nella cosiddetta terza missione, certo. Con le imprese, con le istituzioni. Insomma, siamo molto soddisfatti naturalmente di quello che l'ASVIS sta compiendo e il prossimo appuntamento è per il Festival dello Sviluppo Sostenibile che si terrà in tutta Italia dal 22 settembre all'8 ottobre, in cui speriamo naturalmente che l'università, compresa Tor Vergata, si impegnino come hanno fatto l'anno scorso. L'anno scorso sono stati oltre 1000 eventi nei 17 giorni del festival, tanti quanti sono gli obiettivi di sviluppo sostenibile, e 300 dei 1000 sono stati organizzati proprio dalle università. Certo. Senta, lei già un po' ha anticipato quello che le volevo chiedere. Tor Vergata ha dimostrato di credere molto nei principi della sostenibilità, non è un caso appunto la creazione di un comitato per l'attuazione della mission e vision di Ateneo, forse neanche un esempio la nascita del nostro ufficio, anche se è un ufficio un po' più, diciamo, un po' più recente come
come creazione, ed inoltre appunto ha preso parte praticamente dall'inizio alla RUS, quindi alla rete delle università per lo sviluppo sostenibile, dove lei, come abbiamo detto, peraltro ricopre il ruolo di coordinatore del gruppo di lavoro educazione. E vorrebbe parlarci magari delle attività che il nostro Ateneo ha messo in atto attraverso questi strumenti e queste collaborazioni, magari se vuole fare un focus sull'educazione, visto che è un tema sicuramente a lei molto caro e che in qualche maniera in questo periodo è stato un po' messo, cioè più che altro ha subito una rivoluzione per rimanere al passo coi tempi dovuti anche al Covid. Sì, la RUS, come abbiamo detto, si occupa fondamentalmente di tre aspetti. Il primo riguarda il fatto di diventare più sostenibili, e quindi vuol dire migliorare l'efficienza energetica, ridurre il consumo di acqua, certo, promuovere una mobilità sostenibile e così via, cioè gli aspetti gestionali. Ed è molto importante che l'Ateneo sia stato uno dei primi in tutta Italia a costituire un ufficio come il vostro, sostenibilità a tutto campo, tentando di superare la frammentazione precedente con l'esistenza di gestione dei rifiuti piuttosto che la gestione della mobilità o dell'energia come elementi disgiunti tra di loro. Il secondo aspetto è quello che è stato ricordato, di aver creato un comitato che riporta direttamente al Rettore, al Consiglio di Amministrazione, al Senato Accademico, in cui sono rappresentati tutti i dipartimenti. Anche questo sta diventando una pratica di altri Atenei, ma noi siamo partiti prima e questo ha agevolato indubbiamente il coordinamento tra i vari dipartimenti, in particolare per ciò che concerne l'educazione. L'educazione dove abbiamo cominciato a diffondere a tutto il personale bibliotecario, tecnico, il corso base per l'Agenda 2030 sviluppato proprio dall'ASVIS, adesso verrà dato a tutti gli studenti e proprio a partire da quest'anno ci saranno iniziative orientate maggiormente alle matricole, proprio per caratterizzare Tor Vergata come Ateneo dello sviluppo sostenibile, come dice appunto la sua mission. E vedremo tra qualche mese proprio i frutti di tutto questo, ma c'è un punto cruciale che è quello dell'attivismo da parte degli studenti, dei giovani ricercatori, dei giovani che in generale ruotano intorno all'Ateneo. Come ASVIS noi stiamo dedicando una particolare attenzione a questi aspetti, anche perché la crisi sta colpendo duramente i giovani e anzi con l'aumento del debito pubblico sta scaricando sulle future generazioni proprio l'onere dell'aggiustamento. Per questo è così importante promuovere invece la capacità delle giovani generazioni di far sentire la propria voce, ed è in questo che stiamo operando. Tra l'altro segnalo il lancio da parte di ASVIS di futuranetwork.eu, questo sito in cui si discute di quali soluzioni dare oggi per un futuro diverso e in cui le associazioni giovanili avranno molto spazio. Ecco, questo è un esempio per dire però come le università, e l'Università di Roma Tor Vergata tra di esse, può diventare veramente l'incubatore di nuove iniziative nella direzione della sostenibilità. Grazie professore, è stato molto chiaro e illuminante. Noi ci auguriamo che vada tutto per il meglio, assolutamente, soprattutto per gli studenti, perché siamo un Ateneo giovane che crede molto nei suoi studenti, che hanno dimostrato, almeno lo possiamo testare noi come ufficio, di essere veramente interessati ai temi della sostenibilità. E questo noi lo vediamo anche una dimostrazione con i nuovi corsi che stanno partendo, segnalo appunto questa nuova modalità di corsi 3 più 3 crediti, che consentono una collaborazione tra università, e lo vedo anche
nel mio corso a economia sull'analisi delle politiche per lo sviluppo sostenibile, veramente una grandissima attenzione, soprattutto, devo dire, da parte delle ragazze. E questo si vede anche in tanti sondaggi, come l'attenzione ai temi della giustizia intergenerazionale e della cura delle nuove generazioni tocchi in particolare le ragazze, ma questo vuol dire semplicemente che i ragazzi si devono dare una mossa per compensare questo certo. che per una volta va a favore delle ragazze e delle donne. Certo. No, noi siamo molto, ripeto, la ringrazio, noi siamo molto soddisfatti di questa attività che siamo riusciti a creare in questi mesi durante il Covid, proprio con l'obiettivo di diffondere in qualche maniera i temi legati alla sostenibilità e quindi cercare di dare il nostro contributo nel nostro piccolo in un momento in cui l'università, ma il paese intero, era completamente fermo e bloccato, e abbiamo avuto un esito veramente inaspettato. Quindi diciamo che mi sento di ringraziare voi tutti che avete reso possibile queste interviste con la vostra assoluta disponibilità, e insieme appunto a lei voglio ringraziare i professori Baciocchi, Canini, Cordiner, Crisalli, Di Renzo, D'Amato, Bozzato, Fiorani. E poi soprattutto vorrei ringraziare tutti coloro che hanno contribuito al lavoro, allo staff, insomma, vorrei ringraziare lo staff che voi avete imparato a conoscere attraverso le interviste, e quindi chiaramente il nostro coordinatore Stefano Bocchino e il nostro collaboratore Marco Uttaro, e poi vorrei ringraziare appunto tutto lo staff dell'ufficio, Alessandro Cinque, che tra l'altro ci segue anche alla regia e che ringrazio due volte, Gian Claudio Romeo, Eleonora Cerulli, Emanuela Pistilli e Federica Bosco. E, come avrete capito, questo è l'ultimo appuntamento di questo caffè, solo per diciamo, speriamo, insomma, il nostro obiettivo è quello di ricominciare a ottobre. Sicuramente ci vedremo a settembre con il festival, come ha già ricordato il professore. E niente, vi ringrazio per averci seguito e vi auguro buona estate per chi, insomma, inizia le sue ferie, e chi invece avrà bisogno di far sostenere ancora gli esami, un grosso in bocca al lupo, e continuate a seguirci sul sito sostenibile.uniroma2.it e sui nostri canali social Tor Vergata Sostenibile. Professore, la ringrazio e le faccio grazie a nome di tutto l'ufficio un grandissimo in bocca al lupo per il nostro Ateneo, ma per il nostro paese. Quindi la ringraziamo grazie veramente. A voi. Buona giornata a tutti.